Oh, silenzio! Premettiamo, non è una battuta. Non l'ho mai provato. È proprio fresco, fresco lo spiano. Magari quanto fresco. Allora, non l'hai mai provato sto spiano di lumina. Non ho detto che profuma. È fresco, fresco vuol dire anche che puzza d'acqua, da mare. Allora, oggi siamo qui a festeggiare il tuo compleanno, giusto? Esatto, dopo tutti ci facciamo... Non sto facendo... parlo solamente. Siamo a festeggiare il tuo compleanno. Solitamente quando uno festeggia gli anni, festeggia che matura. O invecchia. Dovrebbe, maturo e invecchia. Andrebbe la vecchia. Vogliamo ingannare l'età con questa piccola illusione, facendo invece di farti vedere che maturi, di farti tornare indietro con gli anni. Ma magari che fosse. Vi chiedo di collaborare. Collaboriamo. Facendo quello che vi dico io. Ancora la panza, Ah, fai anche meno vero. Se non vi dico niente, per favore, non fate commenti, se no rovinate la gag. Ti chiedo di prendere questo foglio, anche te, seguimi, senza mai aprirlo. Ok? Allora, a questo punto non lo guardare, quindi hai visto che qui è bianco e dentro ci sarà scritto qualcosa, se no che gioco del cazzo è. Aspetta, te lo farò vedere a tempo debito. Te lo farò vedere, Ti chiedo gentilmente di girarti, cioè spalle ai tuoi amici, in maniera che io lo faccio vedere. Mi vergogno. Girati con la sedia. Quello che voi dovete fare è solamente leggere a mente e dirmi se capite quello che c'è scritto. Io guardo solo se c'è senza c'è, quindi no, non ve lo do io. Quanto si legge qua? Guarda che riprende l'anno e quello che aperto. Dovete solo farmi cenno sì se avete capito cosa c'è scritto. Ok? Cosa fa? Tu guarda avanti. Guarda lì, dimmi se si apre la finestra. Ma no, aspetta, lo vediamo. Possiamo vedere sicuro. Ascolta, posso registrare quello che c'è scritto? Ok, capito. Sì, fammi vedere quello che c'è scritto, che se per il pubblico. Metto sotto l'annuncio. Non importa che venite qui, si vede. Ma sono senza succede, buona sera. Si vede un tuo bove. Capito? Puoi girarti? No. L'ho stampato piccolo perché se no si stropicciava. A questo punto prendilo in mano, il foglietto, senza aprirlo. Quello che io trasmetterò a te sarà una dote particolare. Cosa vuol dire? Avete, lasciando stare che c'era della distanza, avete avuto difficoltà a leggere quello che c'era scritto? Nessuno. Si leggeva. Quello che io sarò in grado di fare adesso sarà portare indietro la sua mente fino a quando lui aveva ancora prima di 10 anni. Cosa vuol dire? Faceva fatica ancora a fare le frasi compiute. Cosa vuol dire? Non era ancora bravo e fluido a leggere le parole. Sembra una sciocchezza, però quello che io riuscirò a fare è farlo bloccare in una semplice parola, come voi avete visto e letto tutto. Basterà applicare una leggera pressione e messo in questa maniera ti dirò semplicemente: apri il foglietto e leggi quello che c'è scritto. Avvicinati se non leggi bene. No, ma leggi. Non c'è più scritto. Apulsos. Puoi rileggere ad alta voce? Apulsos. Rileggi un attimo. A pulsos. A questo punto vi faccio vedere che non sto facendo dei cambi. Il foglietto è sempre lo stesso. Ok? E allora? Quello che vi ho fatto vedere, semplicemente con una leggera imposizione e le mani messe in una determinata maniera, sono riuscito a fargli cambiare una frase normalissima, una parola normalissima. Allora, hai fatto fatica a leggere la frase? C'è una parola? Ce l'ha scritto quello. Me asti ignora, Stefano. Questo era il quarto. Noi abbiamo detto un'altra parola. Applausi. Abbiamo la fibra però. E perché ce l'ho scritto a pulso? Perché avevo le mani imposte in una determinata maniera. Ale,
volta che lo presento qui non ti faccio altro. No. Quello che invece... beh, quindi com'è possibile? Guarda! Hai fatto fatica, tu mica far la furba, tu, no, non lo so, è la prima volta! Appena arriva a casa con i giacchi, quando vuoi subito sapere! Non lo so ancora, non lo so più! Duarte! Vieni, bevi dell'acqua, bevi! Bevi dell'acqua! Pipsi! A questo punto, tu che sei il festeggiato, ti dico, avrai il portafoglio? Addio! Oh, mamma mia! Non è una domanda, è obbligato a dire di sì, se no sai, deludi i tuoi amici. Quindi tira fuori gentilmente il portafoglio. Sì, ma nel portafoglio ci sarebbero delle cose un po' private, sai? Come dire? Mi basta il lato banconote. Ah, ok, allora siamo a posto. Devo riprendere questo. Sì, sono curiosa cosa c'è nel portafoglio, però, Saluta. Le cose private. C'è il frustino pieghevole, c'è... No, faccio un po' di... Una zanzara, adesso mi pistica, adesso mi giro intorno. Dopo prendi un becco, Andra. Quanto vuoi? La banconota più alta. Come è possibile che non ha letto? Infatti. Perché? Ascolta, gli lieviti o li bruci? Non leggere. Li bruci no, però. Non sono miei. Quello che io ti faccio vedere. Prendiamo il tovaglio. No, dopo ti faccio. Prendo un semplice tovagliolo che avevate tutti e lo taglio più o meno della stessa forma. Non vedo un cazzo. Ma quando vai a uno spettacolo non puoi andare sul palco e guardare. Vabbè, dai, sto qua vicino a Flora. C'hai il posto prenotato. Dipende dallo spettacolo. Come spettacolo di Effo di carta normalissimo. Che copre più o meno i 50 euro. E chi vuole far nafta dopo? Io li piego all'interno, ti faccio vedere che dentro ci sono i 50 euro. Non ho le maniche lunghe, quindi non posso fare niente di particolare. Prendiamo qua dentro una normalissima lama. La proviamo a mettere qui all'interno. Mettiamo dentro. E proviamo. Adesso se sono buono, pian pianino, a spingere, ok? A questo punto possono venire tanti dubbi, però dal momento che io vi faccio vedere che la lama, aspetta che anche faccio favore dell'inquadratura, la lama qui non c'è, ma la lama è all'interno della banconota, io posso anche finire l'illusione in questa maniera. Ecco, il vetro di sera un salame, compagno. Come vedete è tagliato. Aprilo, anzi prendilo in mano, visto che riprovo anche prima, tenendolo chiuso, con l'altra mano gentilmente lo apri davanti a tutti, la lama, è vero. Fai vedere 50. 55? 100 euro se ne tomo, questi sono per te. E non si sono fatti assolutamente niente. Cioè, ma come ha fatto? Grande mago! Sì, ma io se fossi in te... Oh, come si fa? Come hai fatto? No, non hai capito. Sai. Se io voglio a casa, devo assolutamente spiegargliele. Perché se no, anch'io sarei così. Se no, la cazzazione anche a due orecchie era. Non vive mica, cioè. Dai, Piro. Dai, falle lievitare. È vero, anch'io voglio vedere quello. Che non ci dopo più di notte. Che tutta notte nella mia faccia si fa. Si ripete una volta, perché sennò dopo si impara. Oh, mia dire sì, che non si sa mai che vengono sui 50 euro, ma che... No, ce l'hai che... Sa mai. E poi se sono sempre le stesse cose, uno perde 50 euro.